Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Oggi niente unboxing, come vedete sul tavolo non abbiamo neanche una scatola e quindi parleremo d'altro. Sì, parleremo del tempo. Isola dei famosi. Siamo qui ragazzi con queste scatolone al nostro fianco come se fossimo veramente in una trincea, pronti ad essere attaccati da chi li vuole comprare. Esattamente, quindi qua dentro ci sono una serie di meraviglie di un certo tipo e una serie di meraviglie di un altro tipo. Prima di cominciare di lanciare la sigla dobbiamo salutare un nostro carissimo iscritto nonché anche collaboratore, perché praticamente ci ha riprodotti in versione pop. Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del mitico Giuseppe Lonoce, che ha la sua, chiamiamola, azienda, attività chiamata GL Pop Custom ed è un customizzatore di Funko Pop. Ma perché lo salutiamo? Lo salutiamo ancora? Perché ragazzi, perché ha aperto un canale YouTube che si chiama Giochi Stellari, dove fa delle recensioni a nostro parere molto molto curate. È molto bravo, molto bravo a parlare, molto simpatico, quindi andate, iscrivetevi al canale, facciamolo crescere e facciamolo diventare il re dei giocattoli. Dei giocattoli. Trovate qua sotto il link per iscriversi al suo canale, quindi ragazzi andate. E quindi benvenuti, bentornati, sigla! Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Dici a me, ma dici a me. Benvenuto, bentornato. Come vedete ci sono qua tante scatole, un po' dalla parte, un po' dalla sua, e direi che però dividiamo il video in due parti, okay. Perché sono veramente tanti questi pop, sennò veramente questo video durerebbe un'ora. Facciamo la tua prima? Facciamo che togliamo le mie e cominciamo con le tue. Ok, cosa conterranno mai queste scatole? Cosa conterranno mai? Apriamo. Cominciamo, questa scatola contiene 6 pop tutti uguali più una mano, vede? Contiene qualcosa di verde. Bello, verde. Stiamo parlando della serie dei Master of the Universe, Merdman. L'uomo quando usciva di casa l'appestava sempre. Eccolo qua, il nostro Merman. Ovviamente, bello. Ovviamente sei pupazzi, perché sei pupazzi. Sei pupazzi. Però è bello chiamarli pupazzi, perché alla fine, ragazzi, sono pupazzi. C'è anche un Chase, giusto? No, in questo no, scusate. In questo no, c'è un Chase da qualche parte. Adesso non so bene i personaggi dove siano finiti, perché non voglio svelarvi cosa c'è scritto di fianco. Comunque, questo sul calorifero non prende fuoco. No, tanto lui è Merman. Vive nell'acqua, quindi un po' di caldo li farà bene e toglie l'umidità. Beh, bello, dai. In questo caso dobbiamo dire nuovi personaggi della serie Moto. Ce ne saranno altri in questo unboxing. In questo caso molto molto bello. Ma andiamo pure avanti, prego. Ma si figuri, andiamo avanti. Parliamo sempre dei Moto. Dei Moto. Dei Masters of the Universe. E qua abbiamo una nostra vecchia cara conoscenza, perché l'abbiamo visto in versione pelosa un po' di tempo fa. E qua la troviamo in versione normale. Regular. Bisman. Bello. C'è anche la versione Chase? No. Versione Chase la troviamo in questo pacco molto lungo. Allora apriamo il pacco molto molto lungo e speriamo che sia anche molto molto bello. Non c'è nessuna versione del pacco molto lungo qua. Sì, c'è. Pacco molto c'è, lungo. C'è. Infatti c'è. Non ti preoccupare, non mi dà mai retta. Non c'è. Vabbè, comunque qua ragazzi c'è un pop che è veramente una figata, ma veramente tanto una figata, e stiamo parlando di un pop big size, comunque non grande come Groot Baby, ma comunque grande. Di un piede di porco. E stiamo parlando del film Lo Hobbit di Smaug. Ma che figata! Questo ragazzi sembra è veramente degno di Jurassic Park. Questo ragazzi è veramente bello, perché ovviamente in questo caso abbiamo la versione normale con i suoi occhietti neri e anche la versione Chase con i suoi occhietti gialli. La versione Chase, eccola qua, è incazzato più di prima, perché appunto ha gli occhi gialli come un gatto. Allora attenzione ragazzi, perché su questo vorrei parlarvi. Vorrei spendere due parole, perché questo era uno dei pop che si faceva fatica attualmente a trovare. Però siccome Funko sta cambiando quelle che sono un po' la gestione del magazzino, degli ordini eccetera, come vedremo poi nella seconda parte dell'unboxing, ci saranno anche dei pop che erano stati già definiti vaulted, ma che invece non lo sono ancora, perché erano ancora presenti nei magazzini Funko e ci sono stati riforniti e quindi sono arrivati. E in questo caso grandissimo questo personaggio, perché come potete vedere la differenza sta nei suoi occhi. Occhi neri, occhi gialli. Ma prego, prosegua pure questo unboxing. Mandiamo via Bisman e continuiamo con i Funko pop dedicati a Moto.
Motu. Oh! E questo, ragazzi, è il mio preferito perché stiamo parlando di Orko. Orko! Questo personaggio di Masters of the Universe che c'ha anche la O di Orko sulla maglia. Sì, c'ha la O di Orko, oppure è un centro, un bersaglio perché li vogliono sparare addosso. Bello, bello. Questo, ragazzi, secondo me è il più bello di questa serie. Sembra una casetta. In Canada. La sua testa. Sì, molto molto bello questo personaggio, a mio parere il più bello realizzato per questa nuova serie dei Masters of the Universe. Quindi tanti complimenti a chi ha avuto questa intuizione geniale. Così. Ma così. Perché mi facciamogli, andava. Facciamogli, facciamo. Vado tu cosa c'hai lì? Cosa c'ho qui? Vediamo che nella tua scatoletta compare un vecchietto. Compare un vecchietto. Compare la testa di un vecchietto e stiamo parlando di... Bello questo, ragazzi. Per me questo è uno dei più belli che hanno realizzato negli ultimi mesi. Devi farti le unghie finte, devi farti un po' di French. Da sempre dal signore degli anelli stiamo parlando di Gandalf. Di Gandalf in versione falegname. Sì, in versione. Perché falegname? Non lo so, sembra che sta lavorando il legno. Ragazzi, questo dobbiamo dire che è veramente fantastico. No, in questo qua no. Chase oggi era solo destinato a Smoke. E allora vada via! Guarda come è realizzato veramente bene questo Gandalf. Ma c'è, ha un'ombra in faccia, no? È vunto. È sporco perché probabilmente ha appena combattuto contro il Barrog. E il Barrog gli ha fatto look up tanto. Così. Allora, per finire questa prima serie di questo unboxing che verrà diviso in due parti, dobbiamo solamente aprire questa scatola. Caspita, possiamo fare un unboxing solo allora? No, perché dopo diventa lungo e perché poi dopo, alla fine di questo unboxing, dobbiamo spendere due parole per la Funko. Per la Funko. Per la Funko. Per la Funko. La Fengo. Allora, ragazzi, per terminare questa parte abbiamo... sai che c'è proprio un gioco di parole nella costruzione dei personaggi di... Sono anagrammati? No. Sì, perché... Allora, attenzione, prendendo un attimo spunto da quello che abbiamo detto... Detto prima. Detto all'inizio del video... Iscrivetevi al canale di Giuseppe Lonoce che si chiama Giochi Stellari, perché nel suo canale troverete anche degli spunti interessanti presi da un documentario di Netflix che si chiama I Giochi della Nostra Infanzia. Io ho guardato quel documentario, parlavano dei moto dei Masters of the Universe, come sono nati, e dobbiamo dire che chi li ha creati appunto ha giocato anche sui nomi dei personaggi, perché Evil Lyn sarebbe praticamente Evil come diavolo, Lyn, quindi Lyn la diavolessa oppure la cattiva. Evil Lyn, che sarebbe anche Evelyn. Evelyn. Ok. Va bene, va bene. Tornando a bomba sul discorso dei pop del Masters of the Universe, anche questo, ragazzi, è realizzato molto molto bene. Molto bella, con una... Sembra una drag queen praticamente. Sì, perché è cosciosa. Madonna, ragazzi, mi sa che se la mettiamo vicino Gandalf si esce. Comunque, eccoli qua i pop di questo unboxing, di questa prima parte, e facciamo un attimo un sunto. Nel sunto è molto semplice, abbiamo trovato una serie di pop dei Masters of the Universe, un pop che di... la fa da padrone in questo unboxing. Esatto, poi abbiamo un pop del Signore degli Anelli, cioè Gandalf, e un pop in versione normale, Chase, dello Hobbit, stiamo parlando di Smaug. Sì, e tornando su quello che dicevamo prima riguardanti i Funko Pop Vaulted, ma che si trovano ancora nei magazzini della Funko, ci saranno tantissime novità in questo 2018, perché appunto Funko si sta riorganizzando in Europa, e cosa molto importante, magari poi dedicheremo un video a parte con le vostre domande e richieste, i prezzi dei pop stanno aumentando, nel senso proprio all'acquisto dei negozianti. Quindi la versione base magari non costerà più la cifra che siete abituati a spendere, ma qualche eurino in più. Esatto, e poi questa è una, diciamo, una notizia riservata ai venditori, che comunque vedrà coinvolti anche gli acquirenti, perché ovviamente avrà dei costi in più. Se prima Funko spediva anche solamente una scatola così a costo zero di spedizione, adesso ci vorranno dei minimi di acquisto per i personaggi, quindi se volete voi rivenditori acquistare una scatola di questo tipo pagherete almeno una piccola cifra di spedizione, ed è per quello anche che i pop costeranno di più da marzo in poi. Quindi si è quotate in borsa e tutte noi lo stiamo... prendiamo in the hall. Bene, ragazzi, direi che siamo giunti al termine di questo unboxing. Il tuo preferito qual è? Il mio preferito in assoluto è Smaug in versione normale, però. Io devo dire che vedendolo dal vero, in testa, in testa metterei questi due pop. Aspetta. Orko okay. E Gandalf, okay. Però tra i due Gandalf è fatto veramente bene, ragazzi. Sì, pure è sporco di feci. Ah. E
dobbiamo dire che la realizzazione di questo fa veramente paura nel senso buono della parola. Quindi ragazzi, ricordiamo di andare ancora a iscrivervi al canale Giochi Stellari di Giuseppe Lonoce. Detto questo, ci vediamo per la seconda parte del video. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao.